Onorevole Bachelet, aggiungo alcune mie considerazioni a quelle fatte dai colleghi, rimarcando anch'io il grande rilievo che questa sua audizione costituisce per i lavori della nostra Commissione e in particolare per l'indagine conoscitiva sui fenomeni dei discorsi d'odio, dentro cui oggi questa audizione è contenuta. Io parto da alcune sue considerazioni, a mio avviso particolarmente rilevanti, non solo per dare luce sul fenomeno, ma per avere un'analisi qualitativa del fenomeno, e sono le considerazioni con le quali lei ha rimarcato una recrudescenza dei fenomeni di istigazione all'odio attraverso il linguaggio nel tempo dentro il quale siamo ancora della pandemia. Un tempo di pandemia che, come sappiamo, reca con sé l'aumento di diseguaglianze già esistenti, la nascita di nuove diseguaglianze e disparità, una crisi sociale ed economica inedita per tanti versi rispetto a quella che pure con la quale già prima facevamo i conti, ed anche una grave crisi educativa porta con sé anche sempre di più una differenziazione nell'accesso alla cittadinanza digitale, quindi una separazione nella cittadinanza e nella partecipazione tout court. Dico questo perché è evidente che nel momento di una più forte crisi sociale ed economica c'è una recrudescenza dei discorsi di istigazione all'odio e c'è anche un rischio maggiore che ci sia una strumentalizzazione da parte politica della crisi sociale ai fini dell'utilizzo politico dell'odio, come storicamente è avvenuto in fasi drammatiche di cui ancora portiamo i segni, e lei, Presidente Bachelet, lo sa perfettamente, e la Presidente Segre assolutamente nella sua testimonianza. Ecco, questo mi pare particolarmente importante perché da una parte ci porta al tema della tenuta democratica e al tema della rimozione innanzitutto di quelle che sono le cause dove attecchiscono o possono i discorsi di istigazione all'odio, dove può esserci una strumentalizzazione ai fini appunto dell'istigazione all'odio del disagio sociale. Quindi la necessità di rilanciare innanzitutto politiche di inclusione sociale, di cittadinanza, innanzitutto riferite. Io voglio rimarcare questo pezzo della sua relazione perché lo comprendo perfettamente, innanzitutto riferito alle minoranze. Lei ha citato l'esempio di alcune minoranze, e perché sono le minoranze quelle ad avere problemi di cittadinanza e di protagonismo sociale. Quindi è innanzitutto rispetto a loro, naturalmente, che vanno indirizzate politiche di integrazione. L'altro elemento che richiamo sulla base della sua relazione è il salto di livello che noi abbiamo nel momento in cui questo fenomeno che storicamente conosciamo dei discorsi di istigazione all'odio e anche dell'uso strumentale da parte della politica avviene nel contesto in cui noi viviamo, monopolizzato dalla rete, dai social network, da un ecosistema digitale totalizzante. E questo porta ad una riflessione molto forte del rapporto tra democrazie e multinazionali digitali e nel rapporto tra democrazia e mercato delle multinazionali digitali, perché sappiamo che sono state mosse anche accuse su cui si sta investigando nei confronti delle grandi piattaforme digitali di non contrastare abbastanza i discorsi di istigazione all'odio perché essi sono motivo di interazioni e quindi di profitti commerciali. E quindi c'è un attrito tra piattaforme digitali,
fini commerciali delle piattaforme digitali e tenuta delle nostre democrazie. Lei qui ha detto una frase che io voglio rimarcare: devono essere le persone e non gli algoritmi a prendere decisioni. Ecco, questo naturalmente non è un tema nazionale, non è un tema europeo, è un tema sovranazionale. Nel presiedere il suo ufficio, le sue indicazioni, le indicazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sono decisive per anche il nostro lavoro, perché noi sappiamo, e lei lo ha rimarcato, che serve un equilibrio assoluto tra il diritto fondamentale della libertà di espressione e il diritto fondamentale della non discriminazione e dell'eguaglianza. Tra l'altro, in questo connubio formidabile è improntata la Costituzione italiana. Ma sappiamo anche che la libertà di espressione nulla ha a che fare con i discorsi discriminatori e con i discorsi di istigazione all'odio. E sappiamo anche che certo il sale della democrazia sono le contestazioni, i conflitti, ma mai essi possono diventare discorsi discriminatori, di istigazione all'odio contro minoranze, perché quei discorsi impediscono alle minoranze appunto di esprimersi, quindi sono in nuce una negazione della libertà di espressione. Ecco, da questo deriva, e concludo, Presidente Bachelet, quello che voi avete rimarcato nel piano d'azione di Rabat e che lei oggi ha voluto rimarcare con grande determinazione, cioè la necessità di un intervento normativo e di una definizione molto precisa di hate speech che faccia in modo appunto che non basti la semplice rimozione dei post, dei tweet di istigazione all'odio, non basti la semplice autoregolamentazione da parte delle piattaforme, ma ci sia invece un intervento pubblico, un diritto pubblico. Ecco, lei sa, e concludo, che i parlamenti nazionali stanno su questo lavorando, ha fatto alcuni esempi. Lei sa che il Parlamento europeo e la Commissione europea su questo stanno lavorando, e ci interesserebbe un suo giudizio sul Digital Service Act. Ma lei sa che sul modello della corregolamentazione è molto importante quanto le Nazioni Unite proporranno ai singoli parlamenti, al dibattito politico e della discussione dell'opinione pubblica, e quindi su questo modello della regolamentazione, se lei sta lavorando, per noi sarebbe molto utile avere indicazioni ai fini dei lavori della nostra commissione e della nostra indagine conoscitiva. Grazie Presidente Bachelet, a lei la parola.